doppio turbo da 4,5 litri, 520 cavalli. Guarda qua, questa sì che è un'auto. Allora? Congratulazioni, hai appena sprecato i tuoi soldi in una Porsche. Quindi c'è un problema con la sospensione idraulica. Oh, e i freni? Vanno cambiati. Siamo al momento della verità. Ecco il climatizzatore. Esatto. Qui o buttiamo via i soldi, ecco, o ci guadagniamo. Dunque, adesso vediamo come vanno questi freni. Oh, sì, si sente proprio che vanno cambiati. È un problema ricorrente in queste auto. Soltanto i freni anteriori costano $5,000. Avete capito bene? Ho detto 5.000. E ovviamente ne serviranno altri 5.000 per cambiare quelli posteriori, il che significa che cambiare l'impianto frenante costa più del valore dell'intera auto. Wow! Oh, caspita, vedete? Quando guido un'auto così bella mi succede esattamente questo. Mi viene letteralmente un sorriso a 32 denti. E ti conviene venire a vedere che cosa ho comprato. Di qualcosa? Sì, congratulazioni. Hai appena sprecato i tuoi soldi in una Porsche. Cosa? No, non li ho sprecati affatto. O meglio, non ancora, perché questa, amico mio, è una Porsche Cayenne Turbo S con motore V8 doppio turbo da 520 cavalli. Hai capito? Dove vai? Aspetta, hai letto che cosa c'è scritto? Guarda qua, Cayenne Turbo S. Sì. E non è ancora tutto. Aspetta di vederla dentro. Ecco, vieni, scivolaci dentro e accomodati su questi sontuosi sedili riscaldati e multifunzionali con funzione di memoria integrata. Premi su quell'acceleratore! Voglio che tu senta come ho fatto io tutto il potere sotto i piedi. 520 cavalli. Ma nonostante il fatto che abbia tutta questa potenza, riesce ad andare anche fuori strada, perché sale e scende di 25 centimetri, più di una Jeep. Questo è un po' complesso e se fosse rotto costerebbe $5,000 ripararlo. Per fortuna però funziona al 99%. Un momento, che vuol dire? Che al 99% funziona. Aspetta, mi stai dicendo che il sistema delle sospensioni, che è la cosa più difficile da riparare, funziona al 99%? Esatto, è solo l'1% che non funziona. È una cifra minuscola, non preoccuparti. E come faccio? L'1% non è zero. Praticamente sì, funziona benissimo. Se la guidi normalmente non ha problemi. Bene. Solo di notte, quando la lasci ferma per qualche ora, tende a sedersi sulle ruote posteriori, perché c'è una piccola perdita. Ma tu hai tutto l'armamentario che serve per aggiustarla, qualunque cosa sia, quindi stai tranquillo. Vieni a vedere il motore piuttosto, non crederai ai tuoi occhi. E che mi dici dei $5,000? Mike ha detto che mentre guidava ha sentito un rumore. E che secondo lui veniva dall'albero della trasmissione. E probabilmente ha ragione. In questa macchina l'albero di trasmissione è diviso in due con un cuscinetto al centro per evitare che si muova. Perché se fosse un pezzo unico lungo da qui a qui, molto probabilmente rischierebbe di muoversi troppo mentre ruota. Ma per arrivarci devo togliere quel pannello. Questo che vedete qui è il cuscinetto e questa guarnizione serve ad assorbire le vibrazioni. Come vedete si è allentato e la gomma della guarnizione si è completamente slabbrata. Mike aveva ragione. L'albero di trasmissione collabora con il cuscinetto centrale grazie a questo disco flessibile chiamato giubbo, che in pratica è una grande ciambella di gomma che ingloba tutte le intolleranze, consentendo in questo modo la rotazione lungo l'albero stesso. La Porsche Cayenne Turbo S del 2006 è un'auto da 520 cavalli. L'ho comprata e l'ho portata in officina. Ti ringrazio molto. E nonostante il suo iniziale scetticismo... Uno spreco di soldi. Ent ha riparato l'auto senza danneggiare il mio portafogli. Nel frattempo io mi sono occupato delle pinze freno. Ho speso $9,500 per l'auto, per le valvole di pressione residua 168, per il compressore 50, per le pinze freno 272, per i cuscinetti 462, termostato 69, per un totale complessivo di $10,521.
Il tutto fatto in 23 ore lavorative. Vi avevo detto che quest'auto ha una doppia personalità. Caspita, quest'auto è pazzesca. Che cosa gli hai fatto? Non pensarci. Accelera.